Mio padre ha creato questa azienda circa 30 anni fa. Da 10 anni sono io a dirigerla, battendomi con tutte le forze perché non fallisca. Loran, devi trovarmi un prestito. Antoine, non puoi avere prestiti. Devi firmare l'istanza di fallimento. Tuo marito è un incapace, tu lo hai sempre saputo. Non smetta di insultarmi davanti a mia moglie e mio figlio. Tua moglie è prima di tutto mia figlia. Ha ragione mio padre, sei un vero fallimento. Ma perché mi ha preso? Per un uomo disperato. Potresti trovarmi una società fantasma con una testa di legno e aprire un conto all'estero. Stai parlando di rubare l'IVA attraverso quote di carbonio. Puoi ripagare i tuoi debiti e sanare la tua azienda. Perché lo condividi con noi? Più siamo e più ricaviamo. Antoine, si tratta di una truffa allo Stato, sta attento. Di quanto hai bisogno per cominciare? 1 milione. Dobbiamo trovare una cifra del genere. Camel, il tipo della box, potrebbe aiutarci. 2 milioni di euro sono molti. Aprire dei conti offshore è più sicuro. Allora creiamo una nostra società di trading. Significa che se oggi ti do 5 mi ridarai 10 tra 3 mesi. È più grande di noi, Antoine. Ci ricadrà tutto addosso. Sarà meglio che mantieni la parola, amico mio. L'ultima volta che ti ho visto mi hai detto che eri pieno di debiti. 3 mesi dopo arrivi qui con le tasche piene di soldi e un vestito dall'aria molto costosa. Sei una brava persona, Antoine. La prima che ho incontrato in tutta la mia vita. Uno degli errori della mia vita è stato aver totalmente sottovalutato quell'idiota. Stai facendo una montagna di soldi. Arrivi con questa miseria e credi che siamo pari. Ma che cosa avete in testa, cazzo? Sei veramente nella merda, amico mio. Ora non si scherza più. Il generale di un impero non deve mai arrivare in battaglia con un solo piano. La grande arte è saper cambiare durante la battaglia.